visto degli orrori. Ho visto degli orrori che ha visto anche lei. Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino. Avete il diritto di uccidermi. Questo sì. Avete il diritto di farlo. Ma non avete il diritto di giudicarlo. Non esistono parole. Per descrivere. Lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Sono i veri nemici. Ricordo quando ero nelle forze speciali. Sembra siano passati mille secoli. Siamo andati in un accampamento per vaccinare. Dei bambini. Andati via dal campo. Dopo averli vaccinati tutti contro la polio. Un vecchio in lacrime ci raggiunge correndo. Non riusciva a parlare. Allora tornammo al campo. Gli uomini erano tornati e avevano mutilato a tutti quei bambini il braccio vaccinato. Stavano lì ammucchiate, di piccole braccia. E mi ricordo ho pianto come una povera nonna. Avrei voluto cavarmi tutti i denti, non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. E a un certo punto ho capito. Come se mi avessero sparato. Un diamante mi si fosse conficcato nella fronte. E mi sono detto, oddio, che genio c'era in quell'atto. La volontà di compiere quel gesto. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. Allora ho realizzato che loro erano più forti di noi perché riuscivano a sopportarlo, non erano mostri, erano uomini, squadre addestrate. Questi uomini avevano un cuore, avevano famiglie, avevano bambini, erano colmi d'amore, ma avevano avuto la forza, di farlo. Se avessi avuto 10 divisioni di uomini così, i nostri problemi sarebbero finiti da tempo. C'è bisogno di uomini con un senso morale, e allo stesso tempo capaci di utilizzare il loro primordiale istinto di uccidere. Senza passione, senza giudizio. Perché è il giudizio che ci indebolisce.